Oggi, signori, è nato qualcosa. È nato qualcosa che è solo l'inizio. È solo l'inizio di qualche cosa che porterà, secondo me, dei grandissimi cambiamenti. Hanno paura, lo dimostrano non dandoci le linee, boicottandoci, facendocene tutti i colori, ma noi andiamo avanti. La rete non la ferma nessuno. Oggi il Movimento 5 Stelle compie 7 anni. Da 7 anni noi combattiamo i conflitti di interesse di tutti quei politici che, abusando del loro ruolo, allontanano i cittadini dalle istituzioni pubbliche. Partiamo dal presupposto che abbiamo un presidente della Commissione che tutti gli altri gruppi hanno sostenuto, che va a capo di un paradiso fiscale di fatto, che ha visto più amministratori delegati di banca negli ultimi 18 anni che cittadini europei. Questo è il presidente Juncker in questo momento. Ma d'altronde la prassi normale della Commissione europea è questa: Barroso, il suo predecessore, ora era Goldman Sachs. Guarda caso un'altra banca, un altro elite, un altro potentato. Andiamo a vedere queste banche nei paradisi fiscali, se hanno le sedi, e cosa sta facendo la Commissione europea e cosa stanno facendo queste persone invece di dare fiato alla propria bocca dal punto di vista proprio legislativo per andare a tappare questo problema, perché banche, grandi multinazionali fanno un po' quello che vogliono e poi dopo li assumono anche. Allora qualcuno può venire giustamente il dubbio che ci sia un conflitto di interessi tra queste persone e le grandi multinazionali, le grandi elite e le banche. È allora che l'Unione europea si è fondata su questo. Non sugli interessi dei cittadini, ma sugli interessi dei poteri forti. La credibilità di questa Unione Europea è a zero, con queste persone che continuano a rappresentarci e con questi deputati che continuano a votare queste commissioni. Presidente, i cittadini europei chiedono fatti concreti, non perda tempo e ci presenti immediatamente una normativa europea sul conflitto di interessi. Non sono molte le volte che nell'arco di una legislatura si arriva in fondo ad un provvedimento. È successo in passato con Lodo Alfano, una legge approvata in soli 12 giorni che serviva a non far andare in galera Berlusconi. È successo in questa legislatura con la legge Boccadutri. In pochi giorni avete approvato una norma che vi ha consentito di intascare ben 45 milioni di finanziamenti pubblici. E succede oggi con questa legge che serve a finanziare i giornali. 3 esempi che dimostrano che il bicameralismo non c'entra niente, perché quando ci sono i vostri interessi di mezzo siete perfettamente in grado di portare a termine qualsiasi provvedimento. E dimostra anche un'altra cosa, che a voi dei cittadini non frega assolutamente nulla. Vi interessa solo autotutelarvi, incassare soldi pubblici o usarli per comprarvi il silenzio della stampa. Il Movimento 5 Stelle sostiene la libertà di informazione ed è fermamente convinto che qualsiasi legame, soprattutto di tipo economico, tra media e governo sia controproducente al raggiungimento di tale libertà. Flat spending invece la state facendo sulla carne e sul sangue della povera gente, perché sarebbe il caso invece di manovrare l'informazione. Dite che dall'anno prossimo l'avete già previsto un taglio di 4 miliardi a carico delle regioni, di cui 3,5 a carico della sanità. E voi qua andate dicendo, il ministro Padoan, ma la crescita finalmente è ritornata positiva, così pure l'occupazione. Ma io guardo il contesto, noi siamo sempre sotto almeno di 0,8 punti percentuali rispetto al resto d'Europa, anche dove non c'è governo crescono di più. Quando è arrivato Renzi la nostra disoccupazione era al 12,4, la media europea era al 12, c'era uno scarto dello 0,4, ora quello scarto tra la nostra disoccupazione e la media europea è arrivato all'1,5. Con il no al rendiconto noi certifichiamo la saggezza dei nostri no durante quest'anno. Stiamo diventando altro che la locomotiva d'Europa, il carro, la ruota di scorta dell'Europa, e noi questo non lo meritiamo. Basta con la guerra, basta morte, basta sangue. Nella guerra non ci sono vincitori, ma tutti perdono. Non è morale né giusto fare affari loschi sulla pelle della gente. Noi siriani siamo esseri umani. Abbiamo la stessa dignità di tutti gli uomini del mondo. I nostri bambini non sono meno cari degli altri bambini del mondo. Bisogna fermare questa terza guerra mondiale fatta tramite procura sulla nostra terra. Qui stanno morendo delle persone in un gioco che è locale, che è regionale,
ma che appartiene intimamente agli equilibri internazionali che sono crollati non con le primavere arabe, non soltanto col 2003 la caduta dell'Iraq ha avuto un influsso naturalmente devastante su tutta la regione, ma sono cominciati a crollare molto prima, negli anni 90, quando a un certo punto qualcuno ha pensato che ci fosse la fine della storia. Altro che fine della storia, si stanno scrivendo pagine grondanti di sangue su questa fine della storia. Da mesi, ormai in realtà sono anni, chiediamo con decine di atti parlamentari tra Camera e Senato il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con il governo di Damasco, la fine delle sanzioni dell'Unione Europea contro la Siria. Molto spesso ci chiedono quale sia la strategia del Movimento 5 Stelle. Una vera rivoluzione in politica estera oggi consiste semplicemente nell'applicare la Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Ci ritroviamo di fronte all'ennesimo tentativo per riordinare in modo normativo e riformare il comparto del cinema. Non prevede un termine di emanazione, come se il governo sapesse già che forse il tutto è destinato a finire nel mare dei Sargassi. Allora, di che cosa stiamo parlando? Vogliamo fare l'ennesimo, e qui il film è già visto, noi con questo disegno di legge facciamo l'ennesimo regalo ai big, che hanno dei nomi e dei cognomi e che hanno anche delle filiazioni familiari all'interno di questo governo, diciamocelo, perché è così. Confidiamo che ci sia un passaggio alla Camera di questo testo, confidiamo che questo testo possa trovare il suo naturale epilogo in un dibattito parlamentare che si sposterà alla Camera e nei confronti del quale io spero i relatori e il governo siano più propensi all'ascolto, e per questo, unicamente per questa ragione, il Movimento 5 Stelle esprimerà voto di astensione su questo provvedimento. Grazie. La mafia è una multinazionale del malaffare e dunque bisogna combatterla con armi diverse e transnazionali. La Commissione Libertà Civili e Affari Interni ha approvato un importante rapporto che era stato affidato al Movimento 5 Stelle e che è stato scritto insieme a tutti voi su Rousseau. E per la prima volta nella storia europea è stato definito in maniera chiara e forte il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra 3 settimane la plenaria darà l'ok definitivo a questo rapporto e noi vigileremo in modo tale che nessuno possa compromettere questo successo. Mineo è un centro di interessi illeciti e l'esempio più evidente di come il fenomeno migratorio possa diventare strumento per lucrare sulle presunte emergenze. È l'esempio di un sistema d'accoglienza fallimentare sotto tutti i profili, quello economico e quello della tutela dei diritti e della dignità delle persone. Questo è Mineo. La storia di questo centro è a dir poco singolare, un vero e proprio modello del malaffare. Non c'è trasparenza nella selezione del personale, non ci sono gare per le selezioni dei fornitori, ci sono all'interno dei bazar abusivi migranti che aspettano la prima audizione nella commissione territoriale per quasi 2 anni e non parlano una parola di italiano. Il sovraffollamento è costante, ci sono tensioni sociali, sfruttamento, fenomeni di caporalato, di prostituzione sia dentro che fuori dal centro, spaccio, paura, omertà, rassegnazione. Ma Mineo non può chiudere perché rappresenta un giro d'affari troppo grosso per voi. Mineo non può chiudere perché è su realtà come questa che si fonda il vostro accordo di governo con NCD, che senza Mineo non esisterebbe. Mineo non può chiudere perché il vostro sistema tipo, il sistema di mafia capitale, è l'emblema del vostro modo di concepire il mondo. Tutti voi oggi, votando contrariamente alla chiusura di Mineo, state scegliendo da che parte stare, se dalla parte della legalità o da quella dell'illegalità, se dalla parte della giustizia o da quella del malaffare. Grazie al taglio dello stipendio del Movimento 5 Stelle è stato possibile inaugurare una decina di sale cinema circa, finanziare l'acquisto di attrezzature mediche, ci siamo dimezzati i nostri stipendi, li abbiamo ridotti in realtà, e quindi abbiamo accumulato più di 217.000 euro in un anno. Sono felice di contribuire a far felice qualche bambino che non può permettersi di avere il proprio televisore in camera. È un segnale che va dato ai pugliesi di fiducia nella politica, nella buona politica che fa delle azioni concrete per i cittadini. Sono particolarmente legato a questo progetto perché va ad interessare le persone più sensibili e più deboli della società. Volevo solo sottolineare, se tutti e 50 come noi 8 avessero tagliato il loro stipendio, in un anno avremmo raccolto oltre 1 milione di euro, probabilmente in 5 anni 6 milioni di euro. Mineo
non può chiudere, perché il vostro sistema tipo, il sistema di mafia capitale, è l'emblema del vostro modo di concepire il mondo. Tutti voi oggi, votando contrariamente alla chiusura di Mineo, state scegliendo da che parte stare. Se dalla